volevo farvi vedere gli acquisti che ho preso al supermercato, cioè le cose che mi servivano. Sono praticamente l'acqua micellare. Ho preso questa qua della Clinias. Credo che si pronuncia così. Clinians. Non l'ho mai provata. Ho preso questa perché era l'unica che costava meno. Sinceramente, l'ho pagata sui 3,50, quasi 4 euro più o meno. Adesso non mi ricordo bene il prezzo. È di 400 ml. Praticamente è per pelli secche sensibili o sensibili. 3 in 1, viso, occhi e labbra, deterge, strucca, idrata. E praticamente l'ho preso perché dato che mi devono finire i dischetti, cioè devo finire i dischetti che ho, non sapevo come finirli, allora dato che ho detto vabbè, provo di nuovo a prendere un'acqua micellare. Vediamo come mi trovo. Il problema è che ho visto il prezzo, che partivano tutti dai 4-5 euro. E ok che 400 ml potrebbe essere tanto, ma sinceramente come prezzo secondo me è esagerato. Poi ho visto che hanno aumentato tutti i prezzi ai supermercati, per cui sono un po' arrabbiata su quello, perché chi non può permettersi determinate oggetti o cose è un po' complicato, per cui... Vabbè, io ovviamente è la prima volta che acquisto questo, ma credo che sarà anche l'ultima perché quasi 4 euro solo per questa qua, sinceramente, è un po' troppo. Per cui non lo so. Se riuscirò a trovare una di meno su Sephora o su altri, non so, negozi così, li prenderò. Però non credo, perché io di solito questa qua non la uso mai. Uso le salviette, che praticamente le salviette struccanti non mi devono mai mancare. Infatti li sto quasi finendo, ma ho preso questi della Garnier, salviette struccanti, 25 salviette. Rimuove delicatamente anche il trucco, waterproof, pelle secca o sensibili. Questi non l'ho mai provati. Li proverò anche questi, vediamo se sono buoni e se non mi bruciano gli occhi, perché ci sono certi salviette che quelli che ho provato mi bruciavano gli occhi, per cui li ho quasi bucciati tutti delle altre marche. Ho trovato solo questi che costavano meno, sui 2 euro, 2 euro e qualcosa. In poche parole, ho preso questi due, cioè... Calcolate questo e questo più di 7 euro solo per due prodotti. Per cui già... Allora, i prezzi no, ovviamente non me li ricordo bene perché lo scontrino non ce l'ho più. Ho fatto la spesa con mia mamma l'altra volta e ho preso questi due. Ma sinceramente i prezzi sono esagerati. Però vabbè, questi qui ovviamente mi servivano a tutti i costi perché le altre l'ho finiti. Io uso di più questi, che questa qua, poi vedendo il prezzo è troppo esagerato. Non so voi quanto pagate l'acqua micellare, ma già 3,50 euro solo per questo, no, per cui preferisco spendere 2-3 euro, però almeno so che le salviettine c'è. Ce ne vuole un po' ora che li finisco. E niente, questi sono stati i miei due acquisti per il momento della settimana, in poche parole. Thank you.
capelli. Hai finito? No. Però questo è rotto. Si è sciolto. Si è sciolto. Sono fatti così, sono troppo belli. Uno uguale così. Troppo bello. Se con tutte le pile che avevi, tutte scariche. Guarda la pecorella, guarda come carina. Che ne so io. E questo è il coniglietto. Mamma mia. Ups. Conigliettino. Cioè. È finito. Sono troppo fighi. Comunque, allora, siccome questo video è un po' diverso da praticamente da tutto quello che faccio, volevo farvi vedere più o meno cosa faccio in quarantena. Allora, io ovviamente sono ancora in quarantena, non esco di casa. L'unica cosa che faccio, vado solo a lavorare e ritorno a casa e basta. Non, diciamo, non me la sento ancora di uscire, dato che paura ce l'ho ancora, ma i contagi sono ancora un po' più alti, diciamo, almeno qua da noi. Per cui sono a casa. E volevo farvi vedere quello che faccio quando sono a casa, cioè adesso. Dato che questo video, questo vlog non voglio che dura tanto, avevo pensato, anche se non c'entra niente no, in teoria sì, però volevo farvi vedere anche qualche clip che ho registrato quando, diciamo, mio padre ha fatto gli anni. Ok, che siamo, diciamo, a maggio e lui l'ha fatti il 24 di aprile. Però ho detto, siccome il vlog dura poco, io voglio farlo durare un po' di più, allora vi metto le clip praticamente di quello che abbiamo fatto e come abbiamo festeggiato la festa di mio padre, che ovviamente era il suo compleanno. Io ho fatto praticamente la torta e diciamo che cioè, ci siamo divertiti perché siamo stati insieme, cioè in senso in famiglia. Per cui volevo mettervi anche queste clip. Volevo solo dirvi questa cosa qua, dato che oggi in questo vlog non ho parlato. Vi ho fatto vedere più o meno cosa ho fatto. Ho fatto l'allenamento, abbiamo fatto il sushi, eccetera, eccetera. Per cui volevo, diciamo, mettere anche queste clip per farvi vedere come abbiamo festeggiato la festa di mio padre e come dovete festeggiarla anche voi se per caso fate la festa o qualche familiare o parente praticamente deve festeggiare. Per cui festeggiato a casa. Perché a prescindere che noi l'abbiamo sempre fatto, non siamo mai stati persone che andavano a festeggiare fuori, per cui diciamo che secondo me è anche più bello festeggiare a casa. Io ho fatto la torta, che adesso ve la farò vedere, e piano piano facciamo così. Ok, niente, prima che questo vlog dura tanto, che se no parlo troppo, io chiudo e vi faccio vedere le clip. Sto guardando questa inquadratura che non è male come sfondo dietro, col tetto basso, non è male. Potrei registrare così quasi quasi. Va bene. Vabbè, vi lascio il vlog perché io vi saluto in anticipo perché ovviamente non ci sono, preferisco non parlare più di tanto. Vi lascio il vlog, ci vediamo al prossimo vlog. Mi raccomando, se volete scoprire di più, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, un bel mi piace e un commentino qua sotto di quello che voi fate in quarantena e come. Sì, cioè proprio praticamente la giornata di come è passata la quarantena, se siete ancora a casa, no, e non uscite se non è necessario,
Io esco solo se necessario, perché già vedo che tante persone si sono sfiondate in tutte le parti e c'è una fila della Madonna. Comunque, detto questo, che non c'entra niente nel vlog, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se vi piace questa tipologia di video, che è quello che faccio. E niente, buon vlog, buon continuo. Vi lascio alle clip. Cioè, sì, le clip registrate. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Perché c'è il vento. Bello, bravo, bravo.